con la costruzione di questa ruota si completa la piazza del Museo di Stia. È una ruota che gira con l'acqua che esce dalle turbine elettriche e venendo dall'ingresso sarà il primo elemento, la prima installazione che i visitatori potranno vedere. D'altra parte l'acqua, il movimento dato dall'acqua è stata la cosa, l'elemento che ha reso possibile la creazione dell'anificio. Senza l'acqua l'anificio non avrebbe potuto esistere e la posizione dell'anificio lungo il torrente è significativa. L'acqua un tempo veniva utilizzata come forza motrice, quindi c'era una ruota, una grande ruota a monte che faceva girare prima le macchine della tintoria e poi tramite delle pulegge l'anificio e poi con il tempo è stata sostituita dalla condotta forzata all'inizio del Novecento e dalle turbine. Quindi venendo da fuori si incontra prima questa ruota che è il simbolo del movimento meccanico e poi dopo si trovano le turbine che sono state poste subito dopo, che sono l'evoluzione dell'utilizzazione dell'energia dell'acqua in energia idroelettrica per far funzionare la fabbrica. Quindi questa è stata una fabbrica che ha utilizzato sempre l'acqua e anche in maniera innovativa, ripeto, con questa trasmissione di pulegge e con l'energia elettrica, che è stata una delle prime fabbriche che si è creato un bacino ed un sistema autonomo di produzione dell'energia. Ecco, fondamentale per comprendere il lanificio, per comprendere il museo, dentro il museo ci sono i telai, ci sono tutti gli strumenti per lavorare la lana, ma l'elemento, ripeto, significativo è l'acqua. Direi l'acqua insieme all'ambiente, insieme ai prati, perché se qui c'è un lanificio è perché contemporaneamente c'era l'acqua e c'erano i prati per le pecore. Quindi non è casuale la posizione del lanificio all'inizio di questa vallata per la presenza proprio di questi due elementi naturali, quindi strettamente legato alla natura. E il successo che ha questo museo, insomma, ci fa molto piacere, c'era una grossa soddisfazione per quello che abbiamo fatto. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Mediante il lavoro delle mani e le invenzioni della tecnica, l'uomo collabora con il Creatore perché la terra diventi una dimora più degna e sicura. Chi si applica a perfezionare l'opera della creazione mira alla promozione della società e obbedisce al comando di Cristo di prodigarsi al servizio dei fratelli. Anche per questo i ritrovati della scienza e della tecnica benediciamo e lodiamo Dio, luce vera e fonte di ogni bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era il principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Dei secoli. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Complimenti e grazie di questo lavoro. Grazie. Vedi Amalia? Scusi, Papa Tommaso! Parlo della realizzazione non solo della ruota, ma anche brevemente dell'impianto. Praticamente le difficoltà sono consistite nell'allacciarsi a un impianto che era dell'Ottocento, che è tuttora rimasto in parte dell'Ottocento, con una struttura nuova in termini di tubi, di rinforzi dei tubi, di passaggi, di cemento per reggere tutti gli sforzi di spinta dell'acqua, che non è la spinta dell'acqua in questo caso, è spinta dell'acqua che passa
al livello di un metro cubo al secondo quando c'è la piena portata, a spinte notevoli, diciamo. Quindi c'è stata una necessità di fare qualche conto ben dimensionato per risolvere il problema. Dopodiché ci sono state diverse difficoltà di carattere tecnico rispetto alle strutture preesistenti relative al vecchio edificio, passaggi sotto il livello del pavimento e roba del genere. Per quanto riguarda la ruota, inizialmente avevo qualche perplessità, nel senso che c'erano alcuni rischi di non poter smaltire la portata per via della resistenza che la ruota presenta rispetto allo scarico, e quindi non dico rischi di allagamento perché a questo livello non siamo, ma insomma di mettere in crisi il funzionamento della macchina, le quali producono una potenza discreta, considerando che in certe situazioni la portata arriva a una tonnellata d'acqua al secondo. Quindi l'idea di assorbirla nelle macchine, riversarla una volta che ha reso la sua potenza, riversarla a valle, presentava dei rischi abbastanza notevoli di poter intassare lo scarico e quindi rendere impossibile il funzionamento delle macchine. Quindi con un po' di bilanciamento fra questi aspetti del problema, l'idraulica insomma l'abbiamo risolta e mi sento abbastanza soddisfatto. Ecco. Esteticamente, il pregio estetico mio è relativo soltanto alla parte ruota, se c'è un pregio estetico, il bello è l'alloggiamento del tutto, è in sintonia con tutto il luogo. Con questa ruota abbiamo fatto un ulteriore passo per dotare lo spazio dell'ex lanificio di un simbolo che ricorda perché l'anificio è nato qui. È nato qui perché c'era la forza motrice dell'acqua. Quindi quando uno arriverà sul piazzale, la prima cosa che percepirà è l'importanza dell'acqua che si muove. Poi dopo vedrà le turbine, quelle che danno ancora oggi energia elettrica, e poi nel museo vedrà la storia di quello che veniva fatto in questi locali. Io voglio ringraziare il sindaco, che come sapete fa parte ormai ufficialmente del consiglio di amministrazione della fondazione, perché questo è un patrimonio di Stia e Prato Vecchio, oggi bisogna dire così, vero? Di Stia e Prato Vecchio. Quindi noi che siamo fiorentini, che ci siamo impegnati per realizzare questa struttura, però in prospettiva siete voi che ve ne dovete avvantaggiare, dovete curarla, dovete amarla, perché è un patrimonio di Stia e di Prato Vecchio. Io non voglio dire altro. Vorrei dare la parola a Carlo, perché Carlo, no, il sindaco dirà alla fine, sì, a Carlo, perché lui è quello che ha come architetto non solo diretto il restauro, che come sapete è stato molto apprezzato perché estremamente rispettoso di tutte le strutture, ma è quello che ha concepito i locali per la turbina e la ruota. La ruota era prevista fino dall'inizio come elemento di ingresso al piazzale, quindi finalmente l'abbiamo completata e dà un po' un senso a tutta la visita. Ma perché una ruota? Ma perché l'acqua? Perché è così importante? È il fatto che si trova alla confluenza di due fiumi. La confluenza dei due fiumi è sempre stata nel passato, lo è ancora per molte religioni, un posto sacro, un posto privilegiato. A Firenze c'è alla confluenza del Mugnone con l'Arno, alla fine delle Cascine, un posto che si chiama l'Indiano, perché un principe indiano morì a Firenze e volle avere la sua tomba proprio alla confluenza dei due. Ma già gli Etruschi consideravano la confluenza dei due fiumi come un posto sacro. Quindi Stia nasce proprio su questo sperone
e quindi l'acqua è un elemento fondamentale della vita di Stia. E poi, come è stato detto, l'elemento che ha dato la possibilità all'esistenza dell'anificio. E metterlo proprio all'inizio del piazzale è il segno che la partenza parte dall'acqua, l'anificio parte dall'acqua. Non c'era solo questo lanificio, voi che siete di Stia lo sapete, ce n'era un altro, c'era una tintoria. E questa ruota ricorda un po' la prima ruota, c'è una grande ruota, si spera con il direttore del museo di fare una piccola sezione dove è spiegato proprio tutto l'evoluzione dell'energia dell'anificio. C'era una prima grande ruota a monte che faceva girare e funzionare la tintoria e con un sistema di trasmissione di pulegge portava l'energia meccanica anche qui all'anificio. Quindi è una cosa antica che poi con l'avvento dell'energia elettrica, l'energia dell'acqua è stata utilizzata per far funzionare le turbine, ma arrivando prima c'è la ruota che gira, l'energia meccanica, e poi dopo c'è la turbina, l'energia elettrica, e poi ci sono i telai. Ma torno a dire, i telai, nel momento in cui si progettava questo museo, fine anche didattico, i telai da soli senza l'acqua avevano poca importanza. Ma oltre all'acqua, per fare un lanificio ci vuole la lana. E parafrasando una vecchia canzoncina che forse molti della non più giovanissimi si ricordano, una canzoncina per bambini di Sergio Endrigo, con parole però di Gianni Rodari, famoso poeta, una canzoncina che si intitola "Per fare un tavolo ci vuole un fiore". Non so se si dice di sì, forse si ricorda. Sufficiente, no? Non la canto perché sono stonato. Ecco, questa canzoncina diceva: per fare un tavolo ci vuole il legno, certo. Per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il fiore. Ecco, l'operazione dell'acqua è simile. Per capire perché c'è il lanificio bisogna partire che ci vuole l'acqua e poi ci vuole la lana, e poi se ci vuole la lana ci vogliono le pecore, e se ci vogliono le pecore l'altro elemento essenziale oltre all'acqua sono i prati. Meglio se c'è un grande prato, un prato antico, un vecchio prato, un prato vecchio. E allora l'acqua di Stia e i prati di Prato Vecchio sono i fiori, i due elementi che hanno reso possibile la creazione di questo lanificio. E quindi un ritorno veramente alla natura, alle caratteristiche del luogo. Ed è per questo che, almeno a me, piacerebbe vedere tutta questa fabbrica veramente ritornare ad essere l'elemento simbolico di questa unione tra l'acqua e il Prato Vecchio, tra Stia e il Prato Vecchio, che ora sono riuniti. Cioè, è un mio sogno quello di poter vedere il comune in questo edificio qua dietro e questa piazza piena di gente. Evidentemente se c'è un comune ci vuole un bar, se no che cosa fanno i dipendenti comunali se non vanno al bar? Se vanno al bar poi ci vuole l'edicola, perché se no che cosa leggano durante le ore di lavoro i dipendenti comunali? E quindi questo vorrebbe dire rivitalizzare un pochettino il tutto. Quindi la mia speranza è che ci possa essere una rivalutazione di tutta quest'area, veramente come cuore e simbolo della vallata, riunita in un unico comune. E poi devo dire che l'acqua c'è, là ci sono, c'è tutto, mancano le pecore. E forse venendo in qua, vedevo questo bel prato verde sulla destra, non sarebbe male, anche per i bambini che vengono a vedere, se venendo in qua vedessero su questo declivio qui accanto pascolare delle pecore, allora veramente si ricreerebbero tutte le condizioni del perché qui dentro ci hanno lavorato migliaia di persone e al suono della sirena, come abbiamo sentito. Ecco, due parole solo per spiegare quanto importante era al momento in cui si faceva il progetto l'idea della ruota che girava. E il presidente sanno tutti quanto io ho insistito, perché dico, senza la ruota anche le turbine non si capiscono. È un piacere vedervi anche numerosi
visto anche il tempo e non si sapeva che cosa faceva. Io credo veramente, no? Abbiamo parlato discorso didattico e in questo museo come diffusore in qualche modo della cultura tessile, della cultura della lana. E proprio per questo io devo ringraziare l'ente cassa, perché l'ente cassa del risparmio ci ha fornito la possibilità, dandoci un contributo per poter fare la nostra ruota, altrimenti sarebbe stato un sogno nel cassetto, perché sapete, mala tempora currunt, no? È un momento molto difficile, per cui sicuramente sarebbe stato un sogno nel cassetto. Detto questo, raccolgo tutte le sfide di Carlo, perché giustamente questo museo deve essere qualcosa di didattico, come vi dicevo prima. E guardate, la ruota obiettivamente ci stimola a lavorare anche su altri campi con i ragazzi. Quali sono questi campi? Sono per esempio tutti quei discorsi che spesso vengono fatti dall'elettrostatica all'energia, all'elettricità. Quindi ci sarà veramente idea nel nostro percorso museale di inserire una parte dedicata proprio alla costruzione della ruota e a come era questa ruota nell'antichità. Ma mi piacerebbe proprio fare un piccolo percorso dedicato all'evoluzione dall'elettrostatica all'elettricità, quindi far vedere proprio ai ragazzi che cos'è una macchina elettrostatica. Qui c'è un grande esperto, non so se è qui, è Alberto, che costruisce continuamente macchine elettrostatiche, fino a far vedere il motore elettrico. Avviare questa ruota mi ha colpito molto, perché in realtà, se ci pensate bene, all'inizio del Novecento, vedevo prima le date su queste slide, la ruota collegata alle turbine ha rappresentato proprio il futuro, no? Era il passaggio per un'industrializzazione molto più avanzata, la produzione di energia, che comportava anche un cambiamento sociale, lavorativo molto molto importante. Il fatto che oggi noi ripartiamo dalla ruota e dalle turbine vedendole come cose del passato, mentre allora erano l'emblema stesso del futuro, io credo sia molto significativo, perché in realtà noi in questa nuova ripartenza che ci ripromettiamo proprio come comune di Prato Vecchio Ostia, spesso diciamo che forse dovremmo ripartire proprio da quello che è stato anche il nostro passato, sia dal punto di vista del turismo, ma anche, come nel caso dell'edificio, proprio dagli spazi che possiamo andare ad utilizzare. Con Andrea fin dall'inizio abbiamo detto che questo posto deve tornare ad essere riappropriato proprio dalla popolazione, innanzitutto come comunità, e in questo senso stiamo già procedendo, stiamo facendo già degli accordi per favorire la presenza delle associazioni in questo luogo, per cui la Fondazione Lombard ci ha garantito anche delle agevolazioni proprio di costo per le associazioni di Prato Vecchio Ostia che vorranno fare delle iniziative all'interno del museo, e questo mi sembra già un ottimo punto di partenza per poter vivere in maniera diversa. Ma soprattutto bisogna cominciare a dargli una progettualità molto più ampia, a capire veramente cosa dovrà diventare in futuro questo luogo e quanto può essere vitale per il nostro sviluppo futuro, sia dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista imprenditoriale. In questo senso l'amministrazione sicuramente dà tutta la disponibilità al professor Blasi e a tutta la fondazione per lavorare assieme e cercare veramente di farne un punto fondamentale di tutto il nostro futuro. Grazie.